Allora Fabio, ieri sei riuscito a centrare la fuga, poi sei stato molto sfortunato. Sì, ieri è successo un po' di tutto. C'è entrato la fuga, ho avuto poi un guasto meccanico alla bici, cambiato bici e subito dopo il cambio bici caduta. Però l'amaro in bocca è stato poi, diciamo, alleggerito dalla vittoria di Miguel Ángel López, quindi bene così, dai. È una vittoria importante, direi, per tutta la squadra. All'inizio della stagione della Sano non era stato facile. Sì, come ho già detto in altre occasioni, abbiamo avuto una serie di sfortune varie e il Giro del Trentino doveva essere un po' la ripartenza dopo blocchi di lavoro in altura in vista del Giro, e alla fine, ok, ieri abbiamo vinto una tappa, ogni tappa siamo sempre stati protagonisti, quindi questo è quello che conta e vediamo per i prossimi, per il proseguo. Oggi è un'altra giornata da fuga, direi, ti vediamo ancora davanti. Ma sì, oggi con la pioggia tutto può succedere. Penso che questa sia la tappa più dura del Giro del Trentino. Nessuno si deve far ingannare dal chilometraggio, però le salite di oggi sono quelle più dure, quindi vediamo, ecco. Il finale però può essere molto adatto a te, quella salita è vero, è molto dura, però poi ce la si può giocare anche allo sprint eventualmente. Sì, onestamente vivrò la giornata e vedrò come vado. Onestamente non ho mai messo questa tappa come le papabili, perché secondo me oggettivamente è veramente la più dura, e vedremo, dai. Grazie.